Bene, allora avete visto questo rendering, ripeto, poi magari le cose possono cambiare in corso d'opera, perché poi magari ci si rende conto che qualcosa è sbagliata, perché può anche accadere, come secondo me è accaduto nel posteggio per i pullman dello scalo merci. Lì è sbagliato, io spero che se ne rendano conto appena hanno un attimo di umiltà, perché uno dei problemi principali delle amministrazioni è proprio questa: manca l'umiltà. Che vuol dire? Vuol dire che quando ci si innamora delle proprie idee, delle proprie progettazioni, nessuno vuole fare un passo indietro e chiaramente si fanno anche degli errori. Io spero che riprendano questa storia dello scalo merci e che possano riprendere anche la questione di Villa Moltisanti, perché, ripeto, 6 milioni e mezzo per fare Villa Moltisanti è esagerato. Dice: ah, però se non facciamo Villa Moltisanti perdiamo 6 milioni e mezzo. Io però voglio capire se ha un senso politico, amministrativo, spendere dei soldi per delle cose che poi non serviranno. Ah, l'abbiamo fatto, sì, ma siamo pieni di strutture che nessuno utilizza. Ma cambiamo argomento. Vi dicevo, questo progetto dello scalo merci è stato realizzato con le royalties. La città di Ragusa ha vissuto sempre bene perché, grazie a Dio, dagli anni 50 agli anni 60, agli anni 70 ha potuto contare sul petrolio, ma non solo sull'estrazione, ma sull'indotto che dava il petrolio, e poi negli ultimi 10 anni ha avuto, grazie a Dio, delle royalties che gli hanno permesso di cambiare, annullare i debiti, insomma hanno permesso di vivere bene. Ora stanno accadendo dei fatti particolari. Siete andati al supermercato a comprare per esempio la pasta, ora ci attacchiamo a questo, siamo andati a comprare la pasta, bene, c'è un aumento del 40%, ma questo aumento del 40% è un aumento che ci sarà su tutto e parte soprattutto dall'aumento del costo dell'energia. Praticamente con i rubinetti del gas dell'Ucraina, della Tunisia, tutto quello che volete voi, che vengono stretti, che c'è un aumento dei costi, in Italia noi saremo costretti ad avere un aumento in bolletta di circa il 40%. Dice: ma allora cosa possiamo fare? Ora, non è che noi possiamo essere autosufficienti, questo certamente no, però siccome abbiamo delle risorse e queste risorse devono obbligatoriamente essere sfruttate, perché non possiamo morire di freddo o spendere il 40-50% in più di quello che costava fino a ieri l'energia, perché abbiamo deciso che non possiamo offendere gli ambientalisti, non possiamo offendere tipo Greta e compagnia bella, e noi dobbiamo invece subire questa situazione. L'altra immagine che avevo preparato alla regia, quella del giornale, ci fa vedere che avremmo a disposizione in Italia, eccolo qua, 8 miliardi di metri cubi di gas che potremmo utilizzare. Pensate che ne consumiamo 66 milioni l'anno, quindi paghiamo 66 milioni di metri cubi l'anno e ne produciamo 3 milioni soltanto. Lo possiamo avvicinare questa immagine, regia? Che vuol dire quindi? Che vuol dire che se fossimo più attenti, se riuscissimo ad andare a fare, vabbè, l'abbiamo avvicinato, bastava fare il primo piano, guarda, regia, bastava fare il primo piano, era esagerato, va bene. Ecco il piano per estrarre 8 miliardi di metri cubi in più, il famoso
PiTeSai. PiTeSai è questo piano che serve a diciamo garantire una qualità nella ricerca senza esagerare. Io dico, ma se noi abbiamo queste risorse, ma perché non le dobbiamo utilizzare? Tra l'altro la provincia di Ragusa ha queste risorse, perché lì ti fanno vedere la zona di Agrigento, ma la provincia di Ragusa è sempre stata un'area dove petrolio e gas c'è stato, lo si dimostra con le royalties nel passato e lo si dimostra anche con le attività che ci sono state in questo periodo. Allora io dico, non possiamo chiudere la porta a delle energie che ci sono, che non possiamo nascondere che ci siano, e dobbiamo andare a pagare il 30, il 40, il 50% in più nella bolletta. Dice, ma che se troviamo il petrolio riduciamo? Assolutamente no, dobbiamo essere onesti, ma non c'è dubbio che possiamo fare un po' a meno della, cioè che possiamo in qualche modo ridurre questi costi, poco o molto, non te lo so dire, ma dove c'è il gas, come per esempio da noi, ci sarebbe anche un ristoro, come è stato nel passato, in royalties. Perché non utilizzarlo? Questo è quello che mi sento di dire in chiusura di questo nostro telegiornale. Ora vi lascio con una intervista con Gianni Papa e Gino Carbonaro di questa vicenda dell'energia. Ne parleremo ampiamente domani, perché abbiamo anche delle interviste interessanti. Grazie, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.